Benvenuti e bentornati sul canale di Vivere il Camper. Ciao. Ciao Marilena, ciao a tutti. Allora, dopo il video fatto a Radicofani, vero Marilena? Esatto. Vi suggeriamo un'altra località che dista circa 18 km. E dove siamo Marilena? Allora, ci troviamo ad Abbadia San Salvatore. Come sì. dicevi tu, appunto 18 km da Radicofani. Sì. E siamo sempre nei dintorni del Monte Amiata. Sì. Esattamente siamo sulla parte meridionale, quindi sul versante senese. Quindi un altro borgo medievale. Un altro borgo medievale, sì, che deve la sua notorietà all'abbazia di San Salvatore, sì, appunto, che è stata costruita nel 743 dal re Longobardo Rachis. Però c'è da dire anche un'altra cosa, sì, la notorietà di questo borgo Abbadia San Salvatore si deve anche al fatto che sul finire del 1800 e fino a tutto il Novecento, fino agli anni 70, sì, del Novecento, è stato un centro famoso per l'estrazione, per la miniera del mercurio. Il mercurio, addirittura, sì, sì, tra in Europa, uno dei primi centri di estrazione in Europa, quindi, sì, è importante anche per, certo, questo. E a testimoniarlo c'è anche un museo, sì, minerario, che purtroppo noi abbiamo trovato chiuso perché apre soltanto nei fine settimana. Allora Marilena, questa visita di questo borgo inizia proprio dall'abbazia. Questa abbazia, la facciata è stata ricostruita in stile romanico nel 1039, è abbastanza alta, la possiamo notare, sì, è stretta tra due torri campanarie, sì, però quella di destra è stata distrutta. Sì. Adesso ci abbiamo all'interno, dove risalta all'occhio, oltre che la semplicità, la bellezza anche del fatto che il transetto è in alto, no? Sì, sì. C'è una scalinata che separa la parte, sì, bassa dalla parte alta. Dall'altare, c'è l'altare. Dove c'è l'altare. Sì. Sopra l'altare abbiamo visto un bellissimo crocifisso ligneo realizzato nel XII secolo. All'interno dell'abbazia abbiamo potuto vedere anche che c'è una cripta, Marilena, esatto, molto particolare. Sì, proprio sotto l'altare maggiore, sì, abbiamo visto una cripta che è antecedente all'abbazia, sì, stessa. Affascinante perché è piena di colonne, mi, sì, pare quante sono 32. 32 colonne. Molto belle, molto belle, ognuna, sì, con un capitello, uno diverso dall'altro, sì, e tra l'altro alcune con una simbologia particolare. Particolare, sì. Infatti, sì, ce n'è una che rappresenta l'infinito, quindi Dio. Dio, sì, sì. Molto interessante da vedere, da vedere, ha da visitare, un suo fascino particolare. Sì, sì, sicuramente. Poi siamo usciti dall'abbazia, Marilena. Siamo usciti dall'abbazia e abbiamo preso la strada per, sì, vedere e visitare questo borgo medievale. Questo borgo, solite caratteristiche con stradine, cunicoli, con balconi fioriti. Balconi fioriti. È una caratteristica che, esatto, ci sta accompagnando in questo viaggio. In questo viaggio, è vero. Quindi girando appunto per le vie di questo bellissimo borgo ci è venuta incontro un'altra chiesa molto particolare, anche questa è da visitare sicuramente. Sì, è la chiesa di Santa Croce, sì, che è stata consacrata nel 1221, quindi siamo proprio in pieno medioevo, sì. E allora al suo interno abbiamo potuto apprezzare il fonte battesimale che si trova proprio all'ingresso, sì, sì. Che è un'opera di manifattura senese ed è decorata con gli stemmi sia della comunità di Abbadia e anche della famiglia Piccolomini. Sì, sì. Poi invece nella zona del presbiterio, nella parte rialzata, sulla destra c'è un bel quadro, sì, una Pietà con santi, una bella tela. Sì, attribuita al senese Sebastiano Folli. Quest'ultima in realtà proviene da un'altra chiesa, sì, la chiesa di San Michele Arcangelo, che anticamente era vicina proprio alla via Sant'Angelo e ora è perduta. Marina, abbiamo saputo pure che questo borgo è chiamato anche Città delle Fiaccole. Esatto. Perché? Bravo. Per quale motivo? È una tradizione antichissima, forse antecedente anche alla costruzione dell'abbazia stessa. E sappiamo che ogni vigilia di Natale vengono accese queste fiaccole, sono delle cataste, in realtà cataste di legna, che vengono accese per tutta la notte, la vigilia di Natale, sì, e vengono accompagnate da canti tradizionali, sì, sì, e quindi è ancora molto forte questa tradizione di folklore, sì, un rito anche un po' pagano, esatto, diciamo, e che accomuna tutti gli abitanti di Abbadia San Salvatore, che partecipano con molto trasporto a questa. Sì, sì, sì. Allora, a questo punto, Marilena, non ci resta
resta che salutare, però certo. Diciamo, per quanto riguarda il parcheggio del camper, che si trova in via Bolzano, mi pare, esatto. È un parcheggio senza servizi, quindi né carico né scarico, è un parcheggio libero, infatti ci sono anche delle macchine parcheggiate. Sì, però diciamo che è comodo, perché intanto è a due passi dall'abbazia, esatto, e poi alle spalle c'è anche un supermercato, per esatto, per qualunque esigenza, quindi molto utile. Molto comodo, e quindi nessun problema sotto l'aspetto del parcheggio, esatto. Va bene, ci salutiamo, ci diamo appuntamento ad un prossimo video, esatto. Ok, mi raccomando, iscrivetevi al canale di Vivere il Camper, ovviamente non dimenticate di attivare la campanella, benissimo, condividete i video se potete, alla prossima e buona estate a tutti, ciao.